Gentili ascoltatori, buonasera. Nella prima riunione dell'86 tenuta stamattina a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri ha varato due importanti provvedimenti. La legge che stabilisce nuove norme per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia e il provvedimento, si tratta di un decreto, quindi di immediata attuazione, che rivede le aliquote e le detrazioni per applicare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF. L'approvazione della legge che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia è stata preceduta da una relazione del presidente Craxi sul terrorismo internazionale. Secondo quanto si è appreso a Palazzo Chigi, Craxi ha sottolineato, tra l'altro, la netta contrarietà del nostro governo a qualsiasi ipotesi di guerra e di azioni militari dei paesi alleati nel Mediterraneo. Il presidente del Consiglio ha anche sostenuto la necessità di rivolgere un monito al governo libico, facendo presente che l'Italia, di fronte ad un operante e provato coinvolgimento in azioni terroristiche della Libia, sarebbe costretta a riconsiderare le sue relazioni con Tripoli. Craxi ha anche annunciato per domattina la convocazione del Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza. Uscendo da Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei Ministri, il ministro degli Esteri Andreotti ha confermato la validità della nostra politica estera. Ciò in risposta a quanti gli riportavano voci di aggiustamenti nell'azione di governo per il Medio Oriente. La legge sugli stranieri, approvata all'unanimità, comprende misure più severe alle frontiere e una serie di obblighi riguardanti gli stranieri che già soggiornano in Italia e quanti li ospitano o li assumano per un lavoro. L'innovazione più importante, ha detto il ministro Scalfaro in una breve conferenza stampa, è che d'ora in poi anche in Italia sarà reato l'ingresso clandestino. Sarà obbligatoria inoltre una particolare carta d'identità e altrettanto obbligatoria la denuncia del comune italiano in cui si risiede. Vengono chiariti i criteri dell'espulsione, dell'allontanamento dello straniero, dell'adozione del foglio di via, aumentate le pene per chi viola le norme. La filosofia della legge tiene conto di due esigenze: rispettare la tradizione di ospitalità dell'Italia, detto ancora Scalfaro, e garantire al tempo stesso la sicurezza dei cittadini italiani. Il Consiglio dei Ministri non ha deciso, come qualcuno prevedeva, spiegato il ministro Gava, il rinnovo del decreto che disciplina il sistema televisivo privato, scaduto il 31 dicembre scorso, e che avrebbe dovuto fissare anche i limiti della pubblicità sia per la RAI sia per le TV private. Il governo ritiene che non ci siano le condizioni di urgenza e sollecita perciò una rapida approvazione della legge già in Parlamento. Il Consiglio dei Ministri si è occupato anche degli sgravi fiscali per l'86, trasformando in decreto legge il disegno di legge sulla riforma dell'IRPEF varato lo scorso ottobre. Il decreto prevede per gennaio e febbraio la restituzione di 40.000 lire per ogni lavoratore dipendente o pensionato. Poi da marzo scatterà la nuova curva delle aliquote IRPEF che ridurrà sulle buste paga il peso del cosiddetto drenaggio fiscale. Il ministro Visentini, nell'illustrare il provvedimento ai giornalisti, ha precisato che l'alleggerimento della pressione fiscale è più consistente rispetto al precedente disegno di legge, perché l'erario può contare sul maggior gettito derivante dal recente aumento del prezzo della benzina. In pratica, con le nuove aliquote, l'erario incasserà 5.250 miliardi in meno contro i 3.650 miliardi, sempre in meno, previsti dal precedente provvedimento. Politica estera. Cresce la tensione tra Washington e Tripoli. Negli ambienti politici e militari americani si continua a indicare come possibile un'incursione punitiva in Libia. Le reti televisive statunitensi continuano a mostrare immagini delle forze navali americane in movimento nel Mediterraneo. La portaerei Coral Sea, che abbiamo visto, ha lasciato oggi il porto di Napoli in stato di allerta nel caso in cui il presidente Reagan ordini un'azione militare in Libia. Anche al Dipartimento di Stato, il portavoce Redman continua ad avere parole durissime nei confronti della Libia. Per alcuni un'azione militare sarebbe imminente. Tuttavia, contro l'ipotesi di un blitz immediato, giocano altri fattori. Il presidente Reagan in questo momento è in visita in Messico. Appare perciò proprio poco probabile un'azione in sua assenza da Washington. C'è poi da rilevare, secondo altri osservatori, che seppure Washington abbia rotto le relazioni diplomatiche con la Libia da 5 anni, metà del petrolio libico viene ancora estratto da compagnie americane, ecco Redman, e almeno 1.500 tecnici americani lavorano in Libia e potrebbero essere facilmente presi come ostaggi in caso di azioni belliche.
Restano le sanzioni economiche congiunte tra i paesi occidentali contro Gheddafi, ma finora un accordo concreto in questo senso non c'è stato. Frattanto, in molte città libiche si sono svolte oggi manifestazioni popolari che l'agenzia governativa IANA definisce di sfida e di collera per le provocazioni sioniste e americane. Sempre secondo la IANA, i congressi popolari di base hanno deciso di organizzarsi in unità combattenti e in comando suicidi per fronteggiare le minacce provenienti dall'esterno. Il capo della diplomazia libica, Tricky, in una lettera inviata al segretario generale dell'ONU, ha riaffermato l'estraneità del suo paese agli attentati ed ha accusato Stati Uniti ed Israele di montare la questione per avere il pretesto di aggredire militarmente la Jamahiria libica. Passiamo a tutt'altro argomento. Questo signore, abitante a Perugia, 33 anni, laurea in sociologia, è registrato all'anagrafe con il nome di Rosalba. Non solo, Rosalba è regolarmente sposata e ha avuto due bimbi. Ma Rosalba dice di sentirsi uomo e il Tribunale di Perugia, sentito il parere di una commissione di esperti, ha finito per darle, ma è più corretto dire dargli, ragione. E l'autorizzazione a sottoporsi all'operazione per cambiare sesso e chiamarsi anche per l'anagrafe Gabriele e magari risposarsi. Vedremo tra poco la sua fidanzata. La coraggiosa sentenza del Tribunale di Perugia tiene conto del fenomeno della transessualità, quei casi cioè in cui il corpo ha un sesso e la mente ne ha un altro. Ecco la fidanzata. Casi eccezionali, mica tanto. Solo in America, già 5 anni fa, si contavano 60.000 persone che volevano cambiare sesso e tra queste 10.000 donne che si sentivano uomo e volevano esserlo anche per la società. Come? La chirurgia ha fatto miracoli. Il sesso, dunque, è più che mai ora un problema di mente e non solo di organi. La candidata dell'opposizione alle elezioni presidenziali di febbraio nelle Filippine, Corazon Aquino, si è avventurata per la prima volta nella roccaforte politica del presidente Marcos, dove ha ricevuto accoglienza da una folla numerosa. In una conferenza stampa, la vedova del leader dell'opposizione assassinato ha detto che permetterebbe ai comunisti di partecipare al suo governo solo se rinunciassero alla violenza. Reggio Emilia non rinuncia al suo asserito diritto di prima città del tricolore e, in polemica con il decreto che ha restaurato la festa per il 12 maggio, la città emiliana intende festeggiare la ricorrenza il 7 gennaio, data storica legata al 7 gennaio 1797, il giorno cioè in cui il simbolo nazionale fu esaltato nella sala del tricolore del Palazzo Municipale. La controversia, avvalorata da storici, avrà sviluppi. A Portland, nello stato dell'Oregon, il giorno di Capodanno un suicida ha fatto rischiare la pelle ad altre centinaia di persone, certamente non intenzionate come lui a morire. L'uomo, molto depresso, ha staccato il tubo del gas della sua abitazione e una scintilla elettrica ha fatto saltare in aria 4 case. Bilancio, blackout elettrico in 2000 abitazioni, seri danni ad altre 10 case e 10 feriti. Il gelo ha paralizzato i traffici fluviali di gran parte della costa atlantica americana. Sul lago Erie, 24 ore fa, si è dovuto ricorrere ai rompighiaccio per liberare 2 imbarcazioni di viveri rimaste bloccate dal ghiaccio dopo aver scaricato le merci nel porto di Buffalo. A dare l'allarme per i 2 cargo è stata la Guardia Costiera. Ancora una notizia di economia. In Italia nell'85 l'inflazione, in base ai prezzi al consumo per operai ed impiegati, si è attestata sull'8,6%. Nell'84 la media fu del 10,6%. Lo riferisce l'Istat sulla scorta dei dati di dicembre, mese in cui l'incremento dei prezzi è stato dello 0,7% rispetto al mese precedente. Sono confermati così i dati raccolti nelle città campione Milano, Bologna, Torino, Genova e Trieste verso la metà del mese scorso. Abbiamo terminato per questa edizione. Per la prossima vi diamo appuntamento alle 23:50 circa. Buonasera.